Incredibile ma vero, siamo già al 2 di marzo e Ravenna si sveglia imbiancata ed alle prese con una copiosa nevicata. Abbiamo subito approfittato della situazione per fare un giro lungo le strade della città, per appurare se, come al solito, si palesassero i soliti problemi di viabilità legati al tardivo intervento dei mezzi spazzaneve. In giro ne abbiamo visto qualcuno e il comune si affretta a comunicare che dall'una di stanotte sono in azione. A giudicare da alcune strade interne, da noi riprese, non sembrerebbe così. Ed anche qualche cittadino ha da dire qualcosa. Colto di sorpresa stamattina da questa nevicata? Stamattina no, perché ho visto ieri sera. Sì, però insomma è stata una bella sorpresa, dai. Adesso sta spalando la neve, è faticoso. Sì, perché tanto il comune vede che nelle marciapiede non lo fa. Lo sta facendo in piazza, a parcheggio là dal piazza del mercato. Io stamattina sono andato a portare a scuola in viale alla scuola Randi e ci siamo negati i piedi perché c'era 20 cm di acqua sui marciapiedi. Quindi comunque il comune si occupa delle zone più importanti della città, ma le zone periferiche, ma anche i marciapiedi, non le cura. Le scuole, la prima cosa erano le scuole. Il marciapiede era impraticabile, di rami, di pini buttati giù, tutto un insieme di cose. E quelli che spalavano la neve, due spazzaneve, erano nella piazza del parcheggio del mercato e le bancarelle non c'erano.